È la conferenza stampa per il protocollo per l'addestramento 2019. Sono presenti il responsabile dell'ufficio palio, dottor Guido Collo, e l'assessore alla giustizia paliesca, Alberto Tirelli, oltre al sottoscritto che si occupa direttamente dell'organizzazione del palio. Vi volevo semplicemente esplicitare quelle che sono le modifiche che in parte ho visto sono già un po' trapelate sulla stampa per quanto riguarda il protocollo di quest'anno. La novità più significativa è che abbiamo stabilito che siano ammessi alle prove di addestramento e poi a tutto il percorso, a tutto l'iter del protocollo, i cavalli nati in Italia. Questo è il dato più significativo di cui è innovativo dell'attuale protocollo del palio. Per il resto sostanzialmente abbiamo fatto un'opera di riorganizzazione per quanto riguarda le ordinanze e il protocollo, ma rimane sostanzialmente la stessa. Il motivo principale per cui abbiamo scelto questa strada è legato ovviamente alla tutela della festa. Crediamo e siamo convinti che in un momento per noi particolarmente sensibile per quanto riguarda la tutela degli animali, cosa che noi abbiamo sempre avuto nella nostra tradizione, nel nostro DNA e nelle nostre scelte strategiche, basta pensare che Siena per quanto riguarda la tutela e la salute dei cavalli è all'avanguardia nel mondo. È una delle manifestazioni storiche, l'unica che ha un sistema di controllo, una clinica veterinaria attrezzata, non lo hanno nemmeno i grandi ippodromi, non hanno nemmeno la sensibilità che abbiamo noi senesi. In questo senso, e per tutelare la festa, quest'anno abbiamo deciso che per quanto riguarda la scelta dei cavalli abbiamo ritenuto opportuno scegliere soltanto animali nati in Italia. Crediamo che questa sia una scelta strategica perlomeno per questo anno, perché vogliamo capire bene come stanno le cose anche all'estero, perché sappiamo bene che per quanto riguarda l'insanguamento ci possono essere dei problemi e quindi una difficoltà di controllo per quanto riguarda in realtà la provenienza degli animali. Per cui questa è una scelta strategica che può essere modificata negli anni successivi, ma riteniamo in questo momento particolare della nostra festa che sia necessario procedere a un controllo stretto per quanto riguarda i soggetti che vengono ammessi al protocollo e quindi poi a tutto l'iter che porta fino al palio. Questo è la modifica più grande. Poi ci sono piccoli aggiustamenti legati al certificato di idoneità sportiva. Era saltato, ho visto nelle precedenti ordinanze, il riferimento al decreto ministeriale del 96, quindi è stata tutta una riedizione e tutto un controllo per quello che era l'aggiornamento legislativo. Ma i dati più importanti sono esattamente questi. La commissione veterinaria rimane sostanzialmente la stessa e per quanto riguarda la commissione veterinaria con riferimento alle modalità di applicazione o i nomi. Allora, i nomi noi applicheremo il principio della rotazione. Perché crediamo che nonostante la commissione veterinaria abbia fatto un gran lavoro e che io ringrazio in tutti i suoi componenti, è necessario porre in essere comunque una rotazione per quanto riguarda la commissione veterinaria. Questo in generale, nessuno è eterno, nessuno è insostituibile, nonostante la grande qualità del lavoro svolta, crediamo che sia necessario procedere a rotazione a sostituire qualcuno degli elementi che fanno parte della commissione veterinaria. Ancora non abbiamo preso le decisioni al riguardo. Le visite saranno il 29, dunque le domande scadono il 29 di marzo.
Il 29 marzo, il 29 marzo alle ore 12. Le visite d'ammissione ancora non abbiamo formulato una data precisa. Il mio problema è città, per quanto sta ieri, non solamente per la salvaguardia, perché non si sa il sangue. Guardi, il problema è, io tutelo la festa, queste polemiche non so che vogliono tutelare. Però dice, giustamente vale quest'anno, se anche sia possibile una correzione di rotta. È possibile che ci sia una correzione di rotta, quest'anno abbiamo ritenuto di tenere, diciamo, questo tipo di comportamento per avere un maggior controllo, diciamo, sull'insanguinamento e sulla provenienza degli animali. Sulle polemiche che sono state dette precedentemente, io sono qui per tutelare il Comune di Siena, noi tutti, il dottor Collodel, Alberto Tirelli, la Giunta, i consiglieri comunali di maggioranza e di opposizione, siamo qui per tutelare la città e la nostra tradizione paliesca. Le polemiche fatte sull'origine degli animali non so chi vogliano tutelare, bisogna domandarlo a chi le fa. Dottoressa Guarino, oggi vorrei fare questa conferenza riguardo soltanto il protocollo. Io con le istituzioni senesi ho un rapporto formale e corretto. È chiaro però che anche le istituzioni oltre al Comune devono adeguarsi a quelli che sono i tempi che cambiano. Per cui bisogna fare un ragionamento a tutto tondo. Io non mi permetto di entrare negli argomenti del Consorzio del Palio, perché il Consorzio è un consorzio per l'appunto che ha una sua vita autonoma. Certamente però decido per quanto riguarda le scelte del Comune, se stare dentro al Consorzio o meno. Riguarda il rapporto con il consorzio, il consorzio si chiama Consorzio per la tutela del palio. La tutela non è soltanto un aspetto televisivo, la tutela riguarda certamente il marketing, riguarda anche i rapporti con chi fa trasmissioni che riguardano il palio, specificamente la RAI, per essere chiari fino in fondo, visti i rapporti che abbiamo e vista la chiarezza con cui credo di essermi sempre espresso ed esposto per quanto riguarda questa amministrazione. È intollerabile per me che venga detto che la pericolosa curva dove in qualche modo vengono messi a rischio quei poveri animali. Questa è la corsa più sicura del mondo. Il contratto, la convenzione con il consorzio è triennale, ma io credo che esiste nell'ambito delle premesse alla convenzione, qualora cambino, vado a mente, quindi non sapete bene che per il tipo di professione che svolgo mi piace essere preciso, però nella premessa dice anche che le condizioni possono cambiare e per condizioni si intende anche, a mio modo di vedere, la presenza all'interno del consorzio da parte del Comune. Le condizioni possono, qualora le condizioni oggettive cambino, si può rinegoziare la convenzione e per rinegoziarla per me significa anche fare una scelta diversa, ma questa la devo decidere con il consorzio in questo senso, perché hanno un'autonomia, hanno una loro autonomia istituzionale, una loro dignità istituzionale e parlerò con loro di queste cose. Avevamo fatto una scelta ben precisa, una scelta importante, Giosetta Fioroni, un pittore, perché lei preferisce farsi chiamare pittore della scuola di Piazza del Popolo, l'avevo messa proprio a luglio perché è una gran signora, però insomma diciamo l'anagrafe non le rende la giustizia che si merita anche da un punto di vista di intelligenza e anche di gradevolezza. Però appunto proprio per questo l'avevo messa a luglio. Non vorrei entrare nei particolari, ma la sua scelta è stata molto dolorosa, la scelta di rinunciare a fare il palio, perché ci teneva particolarmente, avete visto anche le interviste che d'altronde avete fatto anche voi sull'entusiasmo che aveva mostrato. Sono scelte legate ad altri fattori, non certo a problemi del palio, insomma. E qui mi fermo per ovvi motivi. In settimana io vi sto dando un sacco di notizie, anzi vi volevo dire una cosa, il mio amico Pier Camillo, vorrei essere molto chiaro, io credo che sia necessario che voi date un obolo al Comune di Siena per tutte le notizie che vi fornisce diuturnamente.
perché credo che una parte del vostro stipendio onestamente potrebbe venire a rimpinguare le casse del comune. Sarebbe un'opera meritoria da parte vostra, visti i rapporti che abbiamo e visto anche la quantità di notizie che vi forniamo. Sì, stiamo lavorandoci, perché purtroppo è stata una cosa che ci è dispiaciuta molto e che quindi ci ha un po' colto alla sprovvista, ripeto, perché speravo davvero che si potesse portare in fondo questa operazione, però ci sarà in settimana, sì.